Altro capitolo della cassetta degli attrezzi, strumenti per il marketing e l'imprenditoria di Giovanni Matera. Benvenuti nel Marketing 3.0, il capitolo, il titolo e il sottotitolo. È possibile essere un'impresa imperniata sui valori umani e nello stesso tempo profittevole? Dunque, Matera, intanto un'evoluzione del marketing giunto al 3.0 e poi questo aspetto umano, Esatto. l'umanizzazione dell'impresa. Perché questo è veramente un messaggio che voglio che passasse, che veramente si può fare impresa agendo sui valori umani, cioè nel modo come tratti i tuoi collaboratori, come li motivi, veramente si può fare. E questo è il messaggio che voglio passare attraverso questo libro, queste nozioni che voglio passare ai miei colleghi, artigiani, commercianti e anche professionisti. Ma il marketing 3.0 è un livello molto, molto ancora più alto. Noi partiamo dal marketing 1.0. 1.0 non era la base, perché una famosa frase di Henry Ford diceva: scegliete qualsiasi colore di macchina, purché sia nero. Era l'epoca del prodotto. Io faccio un prodotto, lo devi comprare solo da me, quindi non hai altre scelte, comando io il mercato, e questa era l'epoca dell'1.0. Poi viene fuori il 2.0, marketing 2.0, è l'epoca delle relazioni. Cominciamo già a relazionarci. Io comincio a relazionarmi col mercato, comincio a capire cosa il mercato vuole, comincio ad aggiustare un pochettino il tiro e a servirgli su un piatto quello che già il cliente mi chiede. Io capisco qual è la domanda e io creo quel prodotto adatto per lui. Il 3.0 invece è un livello molto, molto più alto. Praticamente parliamo di marketing nel sociale, cioè io come azienda faccio qualcosa di bello, di buono, come dico sempre io, qualcosa che sa di buono per il territorio. Il cliente assapora questo modo di fare dell'azienda con varie manifestazioni nel sociale, operando nel sociale, nel volontariato, dappertutto, e lui fa questo ragionamento: se questa azienda fa qualcosa di bello per me, quasi quasi vado a premiare questa azienda, magari comprando i mobili dalla Matera Arredamenti. È un livello molto più alto, c'è una mission in questa azienda, c'è un'idea che molte volte è anche difficile spiegare, che ha a che fare anche con quello che noi abbiamo dentro, che non ha più a che fare col mobile in sé per sé, ma una visione un po' più alta, un po' più Elevata. elevata del modo di condurre un'azienda.